Ma attenzione, non ci sarà nessun tipo di spoiler. Lo ribadisco, per me è una delle migliori uscite del 2019, uno dei giochi più belli, se non il gioco più bello a cui ho giocato. Ciao a tutti! Giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo gameplay che vi ricordiamo è online anche grazie a tutti i nostri sostenitori su Patreon. Se anche voi volete darci una mano, qua in alto e sotto in descrizione trovate il link per scoprire tutti i contenuti esclusivi che potreste ottenere se deciderete di darci una mano. E oggi sul nostro tavolo Ars Linea vi mostreremo Michael. Ma attenzione, non ci sarà nessun tipo di spoiler perché quello che vi faremo vedere è la versione demo, quindi una versione un po' più ridotta, una versione che ci introdurrà a Michael e infatti dovremo risolvere solo 8-9 personalità, 8? 9, sì, 9, 8 okay. Più 1. Rispetto invece alle 23 del gioco. 23 più 1, 24 personalità di Michael. Il gioco le regole saranno le stesse, c'è soltanto appunto un setup leggermente diverso, ma noi siamo gli psichiatri che il nostro professore ha scelto come i migliori per poter provare ad affrontare il caso di Michael e cercare di dargli appunto un po' di tranquillità, un po' di serenità, ormai che è stato dopo i periodi nelle case di cura, in prigione, nei vari ospedali. Adesso Michael vive nella sua casa di campagna da solo con la madre e noi proveremo a aiutarlo a stare meglio. Siccome Michael è questo caso eclatante, questa persona che soffre di dissociazione dell'identità, comunque identità dissociate, e ne ha appunto 24. Il nostro professore ci ha individuato come i 4 migliori del corso per poter provare a dargli sollievo, ma prima di mandarci da Michael, vista la sua grande difficoltà, questo caso così eclatante, allora ci manda da questo altro paziente, e il paziente è proprio il titolo di questa demo. Noi avremo quindi, incontriamo questo paziente che ha queste 9 personalità, alcune personalità sono note, alcune personalità sono nascoste, sono nell'ombra, e Edmund è il guardiano, una delle personalità che tiene a bada tutte quante le altre personalità, specialmente quelle nascoste che sono le personalità cattive che potrebbero fare del male al paziente piuttosto che ad altre persone. Il gioco si durerà soltanto in questa demo 2 round e noi dovremo cercare di aver risolto tutte quante 9 le personalità. Esatto. In realtà queste 8, perché Edmund, una volta che sono tutte risolte, non ha più lavoro da fare e sarà automaticamente risolto. Per risolvere cosa intendiamo? Ogni personalità che andremo a conoscere, con cui andremo a interagire, per stare meglio ci richiederà un oggetto. Quindi noi dovremmo riuscire a dare a questa persona l'oggetto richiesto per farla stare meglio. Certo. In questo caso, appunto, la personalità è risolta. Ok. Allora, gli oggetti di partenza che abbiamo in questa demo sono sempre questi 4, mentre nel gioco saranno casuali, cambiano di partita in partita, e noi non sappiamo che si c'era qua sotto. Molto importante, noi non abbiamo ancora mai provato questa demo, questa è la nostra primissima partita, quindi non è detto che riusciremo a vincere, speriamo di sì, ma in ogni caso le regole che vedrete sono sempre queste, quindi nuovo per voi ma nuovissimo anche per noi. Abbiamo già giocato Michael, non l'abbiamo ancora mai finito, non siamo ancora mai riusciti a vincere, però appunto affrontiamo anche noi per la prima volta questa demo. Oh yes. Basta chiacchiere, partiamo. Gli psichiatri in gioco sono sempre 4 a prescindere dal numero di giocatori e si sceglie, uno sarà lo psichiatra attivo e un collaborativo, quindi in realtà possiamo discutere delle decisioni, però l'ultima parola in questo momento spetta Vale, che gestisce lei Laurel, e tutti, vabbè, i psichiatri sono tutti fronte retro, ma questa è una finezza così di design. Cosa facciamo? Dobbiamo andare, nel nostro turno possiamo fare 4 cose: andare a parlare con una personalità, risolvere una personalità, scambiarci oggetti, chiudere la sessione.
Le possiamo fare nell'ordine che vogliamo, ma ognuna di queste può essere fatta al massimo una volta. Esatto. Scegli tu cosa potremmo fare. Ultima cosa, prima di iniziare, ogni volta che comunque noi andremo a interagire con una personalità, il paziente si stresserà. E noi perdiamo immediatamente se lo stress del paziente supera il 9. Partiamo già con uno stress 4. Abbastanza sì, alto. In questa demo lo stress parte già abbastanza quindi alto. Quindi Laurel ha con sé dei pesi che fanno parte di una personalità riguardante l'adolescenza. Sì, giusto. Diciamo ancora questo, quale personalità del paziente si sono sviluppate in due fasi della sua vita, l'adolescenza e l'età adulta. Quindi sono dei ricordi, ogni personalità è legata a un certo ricordo. In Michael in realtà queste fasi della vita sono 4 ed è appunto l'infanzia, la prigione, l'età adulta e il manicomio e molto più complesso. Vai, partiamo così si capisce allora, cosa faremo. Quindi io adesso Laurel deve decidere con chi parlare. Mm-hmm. Allora ci sono come vedete delle personalità a faccia in su, quindi le personalità note, come dicevamo prima, delle personalità invece un po' più. Andarci subito ad addentrare con le personalità un po' più, diciamo, nascoste, rimaniamo un attimo. Allora, come adolescenza, quindi i pesi fanno parte dell'adolescenza, l'unico che... Potremmo parlare con Daniel, potremmo parlare con questa carta a faccia in giù, o possiamo anche parlare con qualcuno dell'età adulta in realtà. Sì, io voglio. Lui è abbastanza massiccio. Io andrei a parlare con Daniel. Quindi mettiamo. Ok, andiamo a parlare con Daniel. Nel momento in cui noi scegliamo di parlare con una personalità, se la personalità è a faccia in su ed è nota, si stressa di uno il paziente. E vado a cercare tra queste carte Daniel, eccolo qua, perché... della sessione 1. Esatto. E vediamo un attimo. Cosa ci dice Daniel? Cosa ci dice Daniel? Ci dice che Daniel è fratello, quindi ci dice anche I nostri genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla, eppure loro hanno buttato via tutto. Io faccio finta di niente e cerco di essere sempre di buon umore, ma quei due sono da tenere d'occhio. Avreste un fazzoletto, eccola qua, c'è la Giulia, il fazzoletto. Sono un po' agitato. Quando parli con Daniel prendi subito l'oggetto 8. Quando lo risolvi ti verrà consegnato l'oggetto 3. Ok, allora l'oggetto 8 non c'è il fazzoletto? No, è il 9. L'oggetto 8 è questo, sono i pesi. Perfetto, quindi ovunque fosse stato lo prendeva comunque Laurel in questo caso, perché ciò che dicono le carte ha sempre la precedenza su tutte le altre regole. Quale oggetto dobbiamo bloccare? Quando lo risolvi ti verrà consegnato l'oggetto 3. Ok, non è bloccato, fine. Questa carta la lasciamo qua. Adesso Vale potrebbe risolvere il personaggio, però non ha l'oggetto richiesto. Potremmo scambiarci degli oggetti, quindi potremmo ancora spendere uno di stress. Potresti prenderti il fazzoletto e poi con l'altra azione risolverlo. Oppure andare avanti, però andare avanti si stresserebbe ancora di... Sì. Allora, quindi lo stressiamo. Ok, quindi si stressa di uno il paziente perché... Lo psichiatra Laurel prende l'oggetto da Giulia. Il fatto che noi gestiamo due psichiatri non significa che sono in comune, ognuno agisce per conto suo. E quindi io adesso posso come dare... Come terza azione nel tuo turno lo puoi risolvere. Posso dare il fazzoletto. Puoi dare il fazzoletto a Daniel. A Daniel. Daniel è risolto e prendiamo l'oggetto numero 3. Oltre a scriverlo sulla carta c'è anche l'icona qua sotto che ce lo ricorda. Queste carte se ne vanno. E l'oggetto 3 va allo psichiatra attivo che lo ha risolto. I soldi. Daniel è risolto, quindi direttamente la sua personalità scompare e ogni volta che scompare una personalità, il paziente si rilassa e il suo stress scende di 1. Passiamo la parola a un altro. Ok, tu potresti decidere di chiudere la sessione, ma non facciamolo ancora. E quindi Nathan diventa lo psichiatra attivo. C'è una limitazione, Nathan non può parlare con il personaggio con cui ha già parlato lo psichiatra prima di sé, ovvero quello che ha su di sé il pippolino. Ora è stato risolto, non fosse stato risolto Daniel, Nathan non poteva andare a interagire con Daniel. In questo caso in realtà questo è uscito e possiamo parlare con chi vogliamo. Nathan ha un ritratto, che è qualcosa che ha a che fare con l'età adulta. Lui c'ha dei fogli in mano ed è età adulta. Io proverei ad andare a parlare con Klaus. Quindi si stressa perché comunque stiamo gaspando dentro la testa di una persona. Klaus è un ammiratore
La prima volta che ci siamo incontrati, il tempo per me si è fermato. La sua bellezza, quello sguardo fiero e feroce, hanno fatto subito breccia dentro di me. Sta parlando di te, no? Sì. Devo vedere il suo volto. Portatemi il suo ritratto, altrimenti impazzisco. Quando parli con Klaus, se hai il fazzoletto, ma non ce l'ho, metti Klaus a faccia in giù e si stressa di uno il paziente. Però non avendo il fazzoletto, questa cosa non si applica. Io però ho il ritratto, quindi come mia seconda azione scelgo di risolvere Klaus. Ma intanto c'è un uomo. E vabbè, non parlava di te, allora, parlava di me, che ha anche la barba, non ha il cappellino. Klaus è risolto. Klaus ci dà l'oggetto numero 6. Lo stress scende di 1. Questo se ne va, tutte queste carte se ne vanno. E trovo una lettera che fa parte sempre dell'età adulta. E facciamo andare a Xander. Vi assicuro, il gioco base non è così immediato riuscire a risolvere tutto, ma adesso tanto... vuoi che ti vuoi e non inizierà anche a stressarsi a sua volta. Allora, è un quaderno che fa parte dell'adolescenza. C'è questo personaggio. Allora, questo è... quando si parla con una personalità nota a faccia in su, si stressa il paziente. Se si parla con una personalità esclusa, che sia a faccia in su o a faccia in giù, si stressa il paziente e si stressa Edmund. Il fatto che si stressi Edmund è molto pericoloso. Se si parla con una personalità nota a faccia in giù, si stressa il paziente e si stressa Edmund. Quindi tanto vale andare a vedere buttarci sotto. Giù. Che dici? Va bene. Quaderno adolescenza, 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 a caso completamente, veniamo qua giù. Quindi rivediamo la carta. Harry, persona un po' meno raccomandabile, sì. Si stressa il paziente, si stressa Edmund, Edmund è sul punto di rottura. Prendo Harry. Grazie. Vorrei tanto un quaderno. No. Sono come delle visioni. Macchie di colore e lampi di luce prendono forma nella mia mente. L'unica cosa a cui penso in quei momenti è trovare qualcosa per poterle mettere su carta. Per questo sono sempre alla ricerca di fogli e matite. Per essere risolto, Harry ha bisogno di 2 oggetti, i fogli e le matite. Entrambi devono essere consegnati durante la stessa sessione. Aia. Quindi, noi non abbiamo né i fogli né le matite in questo momento. Molto importante, un personaggio che ti richiede più oggetti, bisogna darglieli nella stessa sessione. Non necessariamente lo stesso psichiatra, non si possono dare con 2 azioni, li avesse tutti e 2 lo stesso psichiatra, perché un'azione è dare un oggetto per risolvere la personalità, quindi va fatto in 2 momenti diversi, e noi non abbiamo né fogli né le matite, no. Quindi non io so se passerei aspetta, la mia mano. Se sì. Quel quaderno lì lo vuoi passare a lei che non ha oggetti? Però siamo già abbastanza... Ah, beh, sì. E che siamo già abbastanza avanti. Piuttosto ce lo scambiamo dopo nel caso trovassimo che bisogna. Quando passiamo la sessione possiamo... Giulia. Tocca Giulia. Allora, altra cosa che potrebbe fare Vale è dire io non faccio niente. Si stressa di 1 il paziente e tocca a Laurel. Non è troppo no, il caso. No, bisognerebbe andare a parlare comunque con qualcuno. Però a sto punto... No, allora... Se lui arriva alla X, vi spieghiamo questo. Se noi parliamo con una delle personalità escluse o con questa, Edmund si stressa. Quando Edmund arriva alla X, non riesce più a contenere le personalità escluse e una di queste scappa, viene alla luce. Quindi siamo obbligati, nello stesso turno, terminato di parlare con la personalità con cui si stava parlando, prima di poter fare qualsiasi altra azione, bisogna immediatamente parlare con un'altra personalità esclusa. Nuovamente Edmund si stressa, nuovamente il paziente si stressa. Facciamocela, rischiamo, ne giriamo 2 e poi piuttosto dopo chiudiamo la sessione in fretta e furia, sperando di non trovare nulla che stressi ulteriormente il paziente, se no abbiamo perso. Andiamo a parlare con Nancy. E però andiamo a parlare con Nancy, siamo a 7, siamo lì. Hai capito? Secondo me conviene farlo adesso. Che è vero che arriviamo a 8 di stress, fino a 9 lui di stress li regge. E però con chi andresti? Una a caso di queste qua.
dai, vediamo. Noi abbiamo tu sia età adulta che adolescenza. Però è di loro, io sono con Giulia adesso. Sì, lo so. E non posso passare o scopriamo oggetti. Questa e poi ne scappa una di queste. Facciamo così. Allora, sì. Quindi. È uguale. Vai, scegli tu. L'unico con cui non puoi parlare in questo momento è Harry. Vediamo qua. Sia mai che avesse. Ok, quindi parliamo con una personalità nota che però è a faccia in giù. Quindi si stressa il paziente e si stressa Edmund. È arrivato alla X, quindi dopo che avremo parlato con questa personalità che scopriamo è Susie, una bambina, dovremo per forza parlare con una di queste tre. Susie. Potremmo anche di nuovo parlare con lui, no, non è vero, dobbiamo comunque parlare con lui. Se scegliamo di riparlare con una personalità esclusa, che è già faccia in su, non si riapplica l'effetto della sua carta. Tipo quello di prima che era stressalo di uno, sei il fazzoletto. Quella cosa non si riapplica se l'abbiamo già letta in questa sessione. Susie comunque è una studentessa. Ah, non è tanto bambina allora. La maestra mi dice sempre che sono bravissima e a me piace tanto studiare. Se solo trovassi il mio quaderno, vi farei vedere com'è ordinato. Tanto noi ora non possiamo comunque Susie può essere risolta solo se la maestra è già stata risolta. Ah, allora, la maestra tanto non l'abbiamo risolta. Niente, abbiamo quindi niente. Che magari è Nancy la maestra, allora. Quindi, comunque, dobbiamo... Bon. Adesso non possiamo fare altre azioni se non parlare con uno di questi tre. Buttati a casaccio e... Lui si stressa e però ritorna a zero. Questo fa un giro così, circolare. Quindi questo lo sposto comunque qua e dopo non può essere... Sì. Thomas. Eccolo qua, già qua. Malvivente. Sono stufo di essere considerato uno sfigato dagli altri. Ora devo assolutamente trovare i miei pesi. Porca miseria. Così quando inizierò a spaccare la faccia a qualcuno mi guadagnerò il loro rispetto. Quando parli con Thomas, se non può essere risolto immediatamente, metti a faccia in giù una personalità a tua scelta. Allora, rimetterei a faccia in giù Susie? Allora, lui non può essere risolto immediatamente, perché per essere risolto immediatamente dovremmo avere i pesi. È vero che potremmo... Non c'è lo scambio. No, perché quella è un'altra azione. Che noi possiamo comunque scegliere di fare, per carità, però prima dobbiamo mettere qualcuno a faccia in giù. Chi mettiamo faccia in giù? Lui che ci chiede due cose? Sì. Quindi Harry torna faccia in giù. E abbiamo fatto. Ora è sempre il turno di Giulia, che può stressare di uno per prendersi i pesi e risolverlo. Così mi scenderebbe comunque di nuovo. E ne abbiamo risolte almeno tre nella prima sessione su otto. Facciamolo. Quindi con uno di stress del paziente, Giulia chiede i pesi a Laurel. Turno di Giulia. Giulia sta già parlando con Thomas. Risolviamo Thomas. Lo stress scende di uno. E ci dà? Thomas, quando viene risolto, ci dà l'oggetto numero 2. Che glielo dà a Giulia perché lei è quello attivo. La penna stilografica. Che mi sembra tanto che possa servire a una maestra. Che dici? Comunque, ora. È il turno di Laurel. Allora, potremmo chiudere la sessione e stare tranquilli. Potremmo parlare con qualcuno, direi Nancy. Che però se ha bisogno della stilografica... Vabbè, però almeno lo sappiamo. Allora, tra una sessione e l'altra, le varie personalità possono dirti cose diverse, darti informazioni diverse. Alcune magari in alcune sessioni neppure ti parlano, neppure ti dicono nulla. Però la richiesta, l'oggetto che ti richiedono è sempre lo stesso. Magari però ci sta la sessione in cui non ti chiedono nulla, non ti dicono nulla e gli dovrai parlare ancora. Perché in quel momento non hanno voglia di parlarti. E andiamo a parlare con Nancy. Ok, sì. E però se ci dice se non può risolverlo subito, il paziente si stressa. E può dircelo, può dircelo chiunque e abbiamo perso. Per quello possiamo anche scegliere di chiudere la sessione. Se vuoi chiudiamo la sessione. Tu che andrò a sessione, lo stress rimane comunque lì. Sì. Quando si decide di chiudere la sessione, i personaggi restano nello stato in cui sono, faccia in su o faccia in giù, si scartano tutte le carte, si leva tutto il mazzetto numero 1 e si legge la carta personaggio esterno
relativo alla sessione che si sta per iniziare. In questo caso ce n'è soltanto una. Dobbiamo andare ancora a parlare con Nancy. Magari c'è bisogno di soldi. Diciamo che in linea di massima, per le partite che ho già anche fatto Michael, parlare con le personalità note sono personalità buone, che in qualche modo ti vogliono aiutare, vogliono aiutare Michael. Quindi non è detto, però prima c'era tizio qua che ci ha detto se hai il fazzoletto si stressa di uno. Magari ti dice se c'hai tanti soldi si stressa di uno perché lei è gelosa di chi ha tanti soldi. Proviamo. Proviamo? Proviamo. Quindi veniamo a parlare con Nancy, lo stress aumenta di uno del paziente. Maestra, okay. Ma dove l'avrò messa? Cielo, questa borsa è enorme, i bambini mi aspettano in aula e io sono qui a scavare in questo disastro che chiamo borsa. Avete per caso visto la mia penna stilografica? Nancy deve essere risolta prima della studentessa. E basta, non ha altri effetti. No. Allora, non può essere risolta perché se noi ci cambiassimo l'oggetto lo stress aumenta e abbiamo perso, quindi l'unica cosa che puoi fare è chiudere la sessione. Quando si chiude la sessione, come dicevamo, tutte le carte se ne vanno. I personaggi restano nello stato in cui sono e possiamo tranquillamente scartare tutte le carte relative alla sessione 1. Questo segnalino passa in qua e in questo momento noi possiamo scambiarci gli oggetti come vogliamo, questo non costa stress, assolutamente, visto che poi giocherà Nathan, prende la penna, lui ha già il quaderno per risolvere lei, facciamo così? Sì. Lettere e soldi? Sì. E adesso leggiamo il personaggio esterno. È un'infermiera, leggi la tua, che c'è la voce più da infermiera. Meredith, apprezzo molto quello che state facendo. Sicuramente aiutare questo paziente vi preparerà ad affrontare il caso più incredibile che la psichiatria moderna abbia mai conosciuto. Ho letto tanto di Michael sui libri, davvero una storia incredibile. Il paziente prende una pillola per calmarsi, meno 3, qua. Meno male. 2, 3. Perfetto. Grazie Meredith. Quindi Meredith ha fatto il suo dovere e tocca a Nathan. Però tu non puoi. Sì, perché tra una sessione e l'altra il segnalino esce, cosa che mi ero scordato di fare. Si può tranquillamente parlare. No, meno male. Quindi io vengo a parlare con Nancy. Nancy, vediamo però cosa ci viene a dire. Nella seconda sessione. È come se fosse passato un giorno. Ritorniamo il giorno dopo dal paziente. Perché appunto l'abbiamo stressato talmente tanto che dobbiamo andarcene, lasciarlo tranquillo. E il giorno dopo si torna per dialogare nuovamente con lui, loro. Ottimo! È sempre stata la più brava della classe. È una tale soddisfazione avere un'alunna come lei. Adesso non mi resta che trovare la penna stilografica per firmarle questo compito. Ma dove l'ho messa? Almeno è nervosa del giorno prima. Però non abbiamo stressato di uno. Giusto. Quindi abbiamo parlato, l'abbiamo stressata di uno. Ci chiede la penna stilografica che possiamo darle. Ci dice sempre che deve essere risolta prima della studentessa. La studentessa ancora non è stata risolta, lei ci dà l'oggetto numero 4. L'oggetto numero 4 che è questo qua, che già abbiamo il quaderno. Quindi lei se ne va. L'abbiamo risolto, quindi diminuisce di uno lo stress e passa, io non faccio più niente, passo Xander. Xander sceglie di andare a parlare con Susie, si stressa di uno perché adesso Susie ha faccia in su, quindi non si stressa più Edmund. Susie in questa sessione ci dirà: non voglio più il quaderno. Non vedo l'ora di riavere il mio quaderno, sono sicura che la maestra mi avrà dato dei bellissimi voti. Susie può essere risolta solo se la maestra è già stata risolta. La maestra è già stata risolta, io le do il quaderno, lo stress diminuisce di uno. Susie se ne va e ci dà l'oggetto numero 7, lo dà a Xander, dei fogli. Fogli che voleva lui. Sì, assieme alle matite. Alle matite. Siamo a 6, come sì, cosa? Sì, sì. Giusto? Sì. L'hai già diminuito? L'hai diminuito tu. Sì, giusto. 9 meno 3 più 1 meno 1 più 1 meno 1. Sì. Sì, sì, scusa. L'altra personalità di Alberto ha... ecco. E mo... E mo io non farei più niente, anche perché parlare non posso più, allora, potrei solo passare oggetti, ma non è ancora il caso. Non ha bisogno della lettera. Età adulta. Qualcuno di loro avrà bisogno di soldi e qualcun altro avrà bisogno della lettera. Lui, uno l'abbiamo visto, che era quello che chiedeva i pesi, l'abbiamo risolto. Sì. Fatto già... Ok, abbiamo visto solo quelle due lì. Queste due non sappiamo nulla. No, e se uno cerca la lettera e uno cerca i soldi e ci daranno le matite. Che vi ricordiamo è una demo e
molto più semplice di Michael, fidatevi. E qua tanto andiamo a sentimento, quindi andiamo a vedere questa qua. Ok. Quindi si stressa Edmund. Joyce. Giusto? Si stressa Edmund. E si stressa, e si stressa anche il paziente. Joyce. Complice. Non ci siamo capiti, non sono affari vostri, come e perché ne ho bisogno. L'importante è averli ora. C'è gente che mi sta aspettando. Datemi i soldi, ora, o giuro che faccio un casino. Quando parli con Joyce, se non può essere risolta immediatamente, blocca sotto la sua carta due personalità escluse a tua scelta. Ok. Allora, non può essere risolta immediatamente. Blocca due personalità escluse, che vuol dire che queste due vengono qua sotto. Noi non ci potremo parlare finché lei non sarà risolta. Però... No, perché non possiamo riparlare con lei. Quindi tutto ciò che possiamo fare adesso è passare i soldi a Giulia e risolverla. Giusto. Però, scusatemi, c'ho un dubbio. Dimmi, qual è il tuo dubbio? Esprimicelo. Nessun problema. Quando non può, non è... volevo barare, in realtà, ma lo sapevo che non era così. Volevo scambiare gli oggetti. Ma no. No, perché come azione è scambia un singolo oggetto. Prendi o dai un singolo oggetto. Quindi no. Stressiamo il paziente, passiamo i soldi a Giulia. Uh-huh. Giulia dà i soldi a Joyce. Uh-huh. E Joyce è risolta. Joyce darà a Giulia le matite colorate. Però scende lo stress di uno e i personaggi che erano bloccati sono risolti. Sti scemi a tenerci le matite qua. I fogli. Sì, i fogli. E vabbè... Giulia non può più fare nulla, potrebbe chiudere la sessione, ma equivarrebbe a dire abbiamo perso. Tocca a Laurel. Che a sto punto... E a sto punto prende la lettera. Con uno di stress. E con l'altro vado a parlare con... Sì. Con... Henry. No. No, scusami, età adulta, scusate. Pensavo... Prima la carta dell'età adulta era di qua. Okay. L'ho girata... No. Poi è il mio turno, sta fermo queste mani. Scusami. Christophe. È quello del quadro, Christophe. Ah. Quello dell'ammiratore. Allora, un serial killer. Lui mi ripete sempre quanto sono perfetto, incompreso e innocente. In fondo non ho fatto niente di male, no? Quelle persone se lo meritavano. Devo mostrarvi la sua lettera per convincervi che ho ragione? Forza, datemela ora. Quando parli con Christophe, se non può essere risolto immediatamente, sale di uno lo stress del paziente. Però possiamo risolverlo immediatamente. Ci darebbe l'oggetto numero 9, che però niente, se ne è già andato. Se ne è già andato e quindi abbiamo risolto. Via. Lo stress è sceso, l'hai è già sceso, tu? Sì. L'hai già sceso tu. L'ho già sceso io e ora tocca a Nathan. Tocca Nathan che può passare, però abbiamo però perso. Però si stressa comunque se passi. Io direi passo il turno, viene qua e tocca a Xander. Xander dovrebbe prendere le matite, neanche, Xander dovrebbe venire da lui, dargli le matite, dargli i fogli, poi toccherebbe a Giulia, gli darebbe le matite e siamo qua. Oh, e... per carità, tanto già adesso andare già qua lo stress. Vengo a parlargli, si stressa, il paziente... Esplode. Non regge e quindi non siamo ancora pronti per poter affrontare il caso di Michael, che è molto molto più difficile di così. Sconfitta, signore e signori. Sì, mi dispiace. L'ho già detto anche nel video della top 10. Si sente quando si gioca anche a questa demo un forte almeno io percepisco un forte senso di rispetto nei confronti del tema trattato, vuoi per il lavoro che facciamo, non lo so, però la cioè non essere riuscito ad aiutare sto povero paziente mi fa veramente
Cioè, ok, no, solitamente, yeah, che ride, oh, burroni, gli strobo. No, perché tanto abbiamo perso, nessuno ha vinto. No, certo, no, per carità, però la chiudiamo un po' con... Cioè, mi sembra così di chiuderlo con un po' di magone. Avessimo vinto, c'era un epilogo da leggere sul regolamentino di questa demo, e in cui, ve lo leggo, avessimo vinto... nonostante il vostro successo, Mr. Mosby, il nostro preside, il nostro professore, sembra non aver perso la sua tipica espressione preoccupata. Sono molto fiero di voi, di noi no. Avete dimostrato di avere la sensibilità e l'esperienza giusta per aiutare questa persona, differenza nostra. Purtroppo però questo era solo l'inizio. Se pensate che aiutare lui, questo paziente, sia stato difficile, non potete immaginare cosa vi aspetta con Michael. Lui, anzi, loro... ci stanno aspettando. E... boh, è andata così. Però... ma Mosby come... sì, Ted Mosby di How I Met Your Mother. No, dovevi dirlo, deve essere... no, diteci tra i commenti chi è Ted Mosby. E... niente, abbiamo perso... abbiamo perso. Il De Costanzi. Sì, mi sono intristito. Mi dispiace, però Michael è veramente, è veramente bello. Michael è così, Michael non è semplice. Michael, tanti ce l'hanno chiesto se è rigiocabile, è rigiocabilissimo, si perde, è vero, un po' la lettura delle carte, scoprire un po' i personaggi che cosa ti dicono, però il gioco, gli oggetti di partenza sono casuali, le carte qua sotto, già solo noi avessimo adesso preso prima questa che non l'altra, quella che ci chiedeva la lettera anziché i soldi, e nel gioco normale hai 12 carte a faccia in giù che non sai chi c'è sotto, e quindi già quello è un altro elemento di casualità. Il gioco è assolutamente rigiocabile, sì. E lo ribadisco, per me è una delle migliori uscite del 2019, uno dei giochi più belli, se non il gioco più bello a cui ho giocato, sì. E quindi... sì, perché è originale, sì, sì. C'è però, una razione, c'è una storia, ben ambientato, ha tutte le carte, a tutto in regola. Le carte in regola. E niente. Quindi, come sempre, vi ricordiamo, giunti alla fine, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarci un like, commentare e condividere questo video con tutti quanti i vostri amici. Ancora vi ricordiamo, se volete diventare anche voi nostri sostenitori, trovate in descrizione il link per vedere la nostra pagina Patreon. E mi raccomando, seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove trovate dei contenuti extra che non troverete mai sul nostro canale YouTube. Come sempre vi ricordiamo anche di andare a ringraziare il nostro fantastico Damiano, il nostro regista Barba Attack, che trovate su Mixer a streamare come un matto. Vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi.